Diciamo che il nostro garante per l'infanzia è un garante che ha grande conoscenza dell'ordinamento giuridico della Repubblica e ha notato che vi è una lacuna che nel corso del tempo è diventata particolarmente complicata, ovvero la non presenza tra le categorie agevolate nelle assunzioni secondo la legge 68 figure che oggi svolgono una funzione anche di sostituzione dei compiti dello Stato, cioè una madre con un figlio disabile. Ora, già una madre di per sé ha una dura difficoltà nel costruire una dimensione nel suo ruolo fondamentale di educatrice, ma anche nel suo ruolo di lavoratrice. Immaginiamoci quando questa madre ha già questo compito gravoso e importantissimo da svolgere di un ragazzo però con disabilità. Allora, la Regione ha già provveduto con una serie di norme o di finanziamenti aumentati a creare situazioni in cui il genitore può diventare di fatto il conduttore e l'assistente principale del proprio figlio. Adesso noi non possiamo legiferare in materia di Stato, in questo caso però possiamo, secondo l'articolo 121 della Costituzione, approvare in Consiglio regionale una norma che diventi da stimolo per il Parlamento. Già in passato questo è avvenuto su altre fattispecie, chiaramente il Parlamento ha l'assoluta libertà di riformulare il testo come meglio ritiene, per noi l'importante però è che questa lacuna venga affrontata e risolta, rendendo la legge che tutela le categorie deboli più moderna e avvantaggi anche il ruolo di una madre che ha questo compito così importante di portare avanti nella normalità più possibile la vita di un figlio disabile. È una proposta di legge a livello nazionale in cui si va ad integrare il dettato della legge 1999, la numero 68, in cui si prevede l'agevolazione dei genitori che hanno i figli diversamente abili al mondo del lavoro. Ovviamente questa proposta di legge è supportata da un'ampia ricerca effettuata sull'intero territorio nazionale, in cui vi sono oltre 350.000 minori con disabilità e pertanto oltre 350.000 famiglie sull'intero territorio che vivono anche difficoltà di ingresso al lavoro. Ovviamente la difficoltà risiede più in capo alle mamme ed è questo ordinario in quanto vi è proprio un atteggiamento ostativo dalla parte delle aziende di assumere quando si ha un figlio con una disabilità. Pertanto con tale legge vogliamo attuare il principio dell'uguaglianza così come individuata dal Costituente all'articolo 3 ed in particolar modo il comma 2 che va a sancire che è il compito della Repubblica rimuovere tali ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della vita sociale delle persone. Ecco, con tale proposta di legge andiamo a colmare e dare dignità da un profilo sociale a tali genitori. Quindi i sottoscrittori sono il Presidente del Consiglio regionale e la consigliera Sabrina Bocchino, verrà presentata quindi in Consiglio regionale e sono fiduciosa che tale proposta venga approvata e poi vi sarà l'ingresso ovviamente in ambito parlamentare, quindi verrà trasmessa questa proposta di legge, mi auguro che venga approvata all'unanimità in Parlamento, quindi approderemo per la seconda volta in Parlamento con una proposta, un'iniziativa legislativa dalla Regione, quindi dal Consiglio regionale abruzzese. Abbiamo innanzitutto collaborato con la nostra garante dell'infanzia, la dottoressa Falivene, e ho firmato più che volentieri questa legge e speriamo di farla approvare nel più breve tempo possibile dal Consiglio regionale, da tutto il Consiglio regionale, ma non ho motivo di credere che anche la minoranza non sia attenta a questi argomenti che
purtroppo sono tristemente noti a tutti quanti.